Sappiamo e lo abbiamo sottolineato più volte che la cultura, le diversità culturali rappresentano un grande patrimonio del vecchio continente. L'Unione Europea promuove varie iniziative per sostenere e valorizzare questa espressione culturale. Fra queste iniziative vi è un'azione denominata Capitali Europee della Cultura. Vediamo nella puntata di oggi di che si tratta. Nel corso di tutta la sua storia, l'Europa è stata e resta tuttora un polo di sviluppo culturale eccezionalmente ricco e molto variegato. L'urbanesimo ha svolto una funzione di grande rilievo nella formazione e nella diffusione delle culture europee. È stato sulla base di tale constatazione di fondo che, con decisione del maggio 1999, il Parlamento europeo ed il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, su proposta della Commissione, hanno istituito un'azione comunitaria intitolata Capitale europea della cultura. Obiettivo dell'iniziativa è la valorizzazione della ricchezza, della diversità e delle caratteristiche comuni delle culture europee. Si vuole inoltre contribuire a migliorare la conoscenza reciproca tra i cittadini europei. Ogni anno, con un sistema di rotazione, una o due città vengono selezionate come capitali europee della cultura. Le città selezionate possono chiedere un sostegno finanziario sulla base del programma comunitario Cultura 2000. Le somme corrisposte vanno a finanziare mostre ed eventi di varia natura sul patrimonio culturale della città e della sua regione. Si realizza pure un'ampia serie di manifestazioni, concerti ed altri spettacoli, cui partecipano artisti di tutta l'Unione Europea. La o le candidature sono presentate dallo Stato membro interessato, al Consiglio dell'Unione, al Parlamento europeo, alla Commissione europea e dal Comitato delle Regioni. La decisione viene assunta dal Consiglio dell'Unione sulla base di una raccomandazione della Commissione, la quale si avvale di una giuria di esperti in materie culturali. Le città europee della cultura per il 2004 sono Genova, in Italia, e Lille, in Francia, precedute dalla città austriaca di Graz nel 2003. Originariamente si prevedeva la conclusione del programma per il 2004, tuttavia, vistone il successo, lo si è prorogato per altri 15 anni. La città irlandese di Cork sarà capitale europea della cultura per il 2005 e sarà seguita dalla greca Patrasso l'anno successivo. L'azione comunitaria Capitale Europea della Cultura ha dei precedenti. Il 13 giugno 1985 il Consiglio dei Ministri comunitario lanciò l'azione Città Europea della Cultura. L'iniziativa, proposta dall'allora ministro della Cultura greco Melina Mercuri, era stata concepita come mezzo per avvicinare i vari cittadini europei. Nel 1990 i ministri della cultura dell'Europa comunitaria lanciarono il Mese Culturale Europeo. L'evento, simile alla Città della Cultura, ma di durata inferiore, è stato indirizzato in particolare ai paesi dell'Europa centro-orientale. Nel 1991 gli organizzatori delle differenti città europee della cultura crearono una rete che permettesse lo scambio e la diffusione delle informazioni anche per gli organizzatori degli eventi futuri. A seguito di una richiesta del Consiglio dei Ministri dell'Unione di presentare proposte riguardanti un programma unico per la cultura, con decisione del 1999 la città europea della cultura è stata ribattezzata Capitale europea della cultura. L'azione comunitaria Capitali Europee della Cultura ed altre iniziative culturali promosse dall'Unione Europea contribuiscono evidentemente anche a rafforzare l'identità europea. Noi ci rivedremo domani per il consueto editoriale della domenica e nella settimana successiva continueremo a spiegare termini ed espressioni del linguaggio europeo.